Pantelleria, figlia del vento, si staglia tra l'Africa e l'Europa, sospesa tra due mondi. Con i suoi 83 km quadrati e un perimetro di 51,5 km, è la più vasta delle isole satelliti della Sicilia, dove il mare abbraccia l'orizzonte in un incontro senza fine. Pantelleria è una meravigliosa isola che si trova ubicata tra la Sicilia e la Tunisia. È un'isola di origine vulcanica, è la parte emersa in realtà di un vulcano, è la parte emersa circa il 28%, il resto è abbastanza in profondità e proprio per la sua roccia molto scura, nera, viene definita anche perla nera del Mediterraneo. Oggi i fenomeni vulcanici, per fortuna, si riducono semplicemente a delle esalazioni, le cosiddette fumarole, e a delle sorgenti di acqua calda che si ritrovano in vari posti dell'isola. Con la sua morfologia aspra e tormentata, l'isola è un distillato di selvaggia bellezza. Qui colline, colate laviche e orli calderici si intrecciano a dolci declivi, coltivazioni rigogliose e deliziose contrade. La millenaria antropizzazione ha fatto sì che l'isola sia stata scolpita dalla mano dell'uomo, modellando un paesaggio unico dove agricoltura, architettura e natura si fondono in un indissolubile intreccio. L'isola di Pantelleria ha da sempre collegato la sua storia alla sua posizione geografica, fondamentale. Immaginiamo due elementi importantissimi. Innanzitutto ci troviamo da soli, al centro del Mediterraneo, nel canale di Sicilia. Immaginate, nel passato la navigazione non era sicuramente sicura come i giorni nostri e ovviamente Pantelleria doveva svolgere un ruolo importantissimo come porto sicuro dell'epoca, quindi gente che arrivava, si fermava, commerciava e ovviamente rimaneva qui per settimane, giorni e delle volte anche mesi, quindi un luogo di scambio. E il secondo elemento fondamentale di tutta questa storia legata un po' alla geografia dell'isola è il fatto che ci troviamo a 70 km di distanza dalla Tunisia. A soli 70 km abbiamo l'Africa. È stato importantissimo e fondamentale nelle epoche passate. La storia di Pantelleria inizia nel Neolitico e prosegue nell'età del bronzo. I Sesioti si stabilirono tra Mursia e Cimiglia, forse attratti dall'ossidiana, l'oro nero preistorico. Dal XVII al XV secolo a.C. quest'isola è stata abitata. È un villaggio molto grande, con un muro di cinta importantissimo, è una delle opere megalitiche più importanti del Mediterraneo centrale, insieme alla sua necropoli, che sono i tipici sesi panteschi. È un'opera architettonica unica dell'isola di Pantelleria. L'altro secondo insediamento importante in cui Pantelleria raggiunge l'apice non solo della ricchezza e quindi economico ma anche a livello sociale ce l'abbiamo durante il periodo punico romano. I romani arrivano sull'isola proprio perché avevano Cartagine alle porte, la conquistano dapprima nel 255 durante la prima guerra punica e poi definitivamente nel 217 a.C. nella seconda guerra punica e qui rimarranno fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente. Tra le colline di San Marco e Santa Teresa, l'antica Acropoli restituisce un miraggio dei fasti d'un tempo. Quindi immaginate un'isola diversa, un'isola dove stranamente non era la roccia vulcanica così nera ad attirare l'attenzione, ma i marmi che venivano importati dall'antica Grecia e che servivano per abbellire monumentali ambienti sia cultuali che residenziali e pubblici.
abbiamo un grandissimo foro che era tutto contorniato da colonne molto alte, piuttosto che un piccolo anfiteatro che contraddistingue questa acropoli di epoca romana. Tra i tanti ritrovamenti spiccano i reperti archeologici più affascinanti, i tre ritratti imperiali. Tre ritratti imperiali che rappresentano due figure della dinastia Giulio-Claudia e una figura della dinastia dei Flavi. Abbiamo il ritratto di Cesare e il ritratto di una figura femminile, probabilmente o Antonia Minore o Agrippina della famiglia Giulio-Claudia, e poi Tito, una delle migliori rappresentazioni di Tito della dinastia dei Flavi. Per capire di chi parliamo, sono la dinastia che ha costruito il Colosseo. Pantelleria cadde nelle mani degli Arabi e divenne parte dell'Emirato di Sicilia attorno all'845. A loro si deve l'introduzione di molti elementi che caratterizzano il paesaggio, come i caratteristici dammusi, abitazioni rurali. Tra le antiche vestigia, il castello è un magnifico esempio di architettura difensiva medievale. Il castello di Pantelleria è uno dei monumenti più importanti, il monumento più importante architettonicamente parlando dell'isola di Pantelleria. Si affaccia proprio sul porto centrale del capoluogo di Pantelleria. È stato costruito in epoca bizantina inizialmente, ma per come lo conosciamo noi, per i moduli, per come è stato, si è espanso poi nei secoli successivi, lo conosciamo grazie all'espansione normanna. I normanni sono arrivati sull'isola nel 1120 con l'intenzione di cristianizzare il Mediterraneo ed era necessario a quel punto avere una propria fortezza, un luogo qui a Pantelleria dove poter proteggere ovviamente i cristiani al suo interno. Non era soltanto il castello, erano anche le mura che cingevano l'antico abitato, che doveva essere molto più piccolo rispetto a quello che conosciamo noi oggi dell'abitato centrale di Pantelleria. All'interno della città murata, quindi di queste mura, c'erano le abitazioni e poi c'era il castello con il suo fossato. Era tutto molto maestoso e serviva per l'appunto proprio per difendersi. La funzione del castello di Pantelleria è sempre stata quella, una funzione militare e poi di carcere, soprattutto in epoca borbonica, fino alla Seconda Guerra Mondiale è stato utilizzato per questo fine. E proprio al Novecento appartengono i più recenti interventi di modellazione del territorio. Durante la Seconda Guerra Mondiale Mussolini la volle come una portaerei del Mediterraneo, così la definì, e cominciò a militarizzare l'isola. Serviva Pantelleria, serviva per la sua posizione strategica, serviva per controllare il Mediterraneo. Ed ecco che così vengono effettuate enormi opere architettoniche. L'isola venne estremamente militarizzata, la strada perimetrale che conosciamo noi oggi viene realizzata durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Viene costruito un enorme hangar nell'area che noi conosciamo come l'aeroporto militare di Pantelleria, all'interno di una collina artificiale. È tuttora visitabile l'hangar oltretutto, quindi è un'opera architettonica che si è mantenuta negli anni. Abbiamo fortini, abbiamo tantissime caserme distribuite sul territorio e quest'anno per la prima volta il CAI di Pantelleria ha realizzato un percorso che permette al visitatore di entrare dentro i fortini e di visitare le antiche caserme, quindi anche questo è un pezzo di storia importantissima della nostra isola. Con gli anni 60 e la scoperta dell'isola da parte dei primi turisti, Pantelleria vede lo sviluppo di una nuova e importante branca della sua economia. Il settore turistico, di anno in anno, va ampliando la propria offerta, associando al turismo balneare le molte attrattive del territorio, dalla cultura al termalismo, dagli sport d'acqua all'accoglienza, che da sola vale il viaggio. Vivere a Pantelleria presenta numerosi vantaggi, non solo la qualità dell'aria pura,
ma soprattutto i tempi sicuramente più dilatati e più rilassati rispetto a quelli di una grande città, e i rapporti umani che sono ancora molto intensi, anche perché probabilmente le distanze ci favoriscono in questo. I panteschi sono persone estremamente accoglienti, estremamente disponibili, molto aperte nei confronti di chiunque venga a visitare la nostra isola. E l'isola è poi ben organizzata per quanto riguarda l'offerta turistico-ricettiva, e chi decide di venire a Pantelleria può alloggiare in un resort piuttosto che in una casa vacanze, in un hotel o in uno dei dammusi. I dammusi sono le nostre abitazioni tipiche che effettivamente danno la possibilità di vivere una vacanza quasi da pantesco. La vita all'aria aperta è la principale caratteristica di un soggiorno sull'isola. Le mete di viaggio obbligano all'esplorazione di un territorio affascinante e dolcissimo. Dal lago, detto Specchio di Venere, con le sue sorgenti termali, al porticciolo di Gadir, fino allo scenografico Arco dell'Elefante. Ogni contesto è lo scenario perfetto per fare sport. Un'attività su tutte avvince però i cuori degli isolani. Si tratta della vela, e non c'è niente di meglio che navigare a bordo di una tipica lancia pantesca. La lancia pantesca è praticamente la nostra lancia che veniva utilizzata tanti anni fa per andare a pescare. Queste lance sono state praticamente costruite, tutte negli ultimi 35-40 anni, quelle che vedete, da un maestro d'ascia che adesso non c'è più, che è dal 2007, che si chiamava Francesco Valenza. Un grande maestro d'ascia che con la sua sapienza ha lasciato il segno. Allora, la lancia pantesca intanto ha una grande particolarità. Sono tutte colorate, quindi già all'occhio è una gioia vederle. Quindi essendo così colorate, essendo così gioiose a vedere proprio dal punto di vista estetico. Oltre, hanno delle caratteristiche importanti che riescono praticamente, delle barchette piccole di 5,10 m, riescono praticamente a tenere una velatura, dato un bulbo di quasi 110-120 kg, una velatura di circa 40-45-48 metri quadri di velatura. Quindi sono molto performanti, sono molto veloci, e quindi adesso, a maggior ragione, già da più di 40 anni che si fanno, da 40-50 anni che si fanno proprio le regate con le lance pantesche. Di grande rilievo, anche in un'ottica di destagionalizzazione, è la scoperta della viabilità lenta, che porta il viaggiatore ad attraversare l'isola lungo i sentieri più antichi. Pantelleria è per circa l'80% del suo territorio parco nazionale. E questo ha portato alla riscoperta di molte delle antiche mulattiere, che oggi sono sentieri percorribili e molto, fra l'altro, frequentati e graditi agli escursionisti. Abbiamo una rete sentieristica che si dipana per quasi 100 chilometri. Ci consentono di capire quale sia stato negli anni il lavoro dell'uomo a Pantelleria. Molte sono le coltivazioni, infatti, di capperi e anche di ulivi, ma della nostra vite ad alberello, che proprio quest'anno festeggia il decennale del riconoscimento come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. E non è raro imbattersi in veraci e appassionati agricoltori panteschi. Coltivo capperi, vigneto, uva pantesca, lo zebibo. Poi ho un po' di più di 150 alberi di ulive secolare e di biancolilla. Qualcuno è l'ocellare dei bellici, ma qualcuna. Quelle erano piantate da mio nonno e da mio suocero. Mani sapienti che hanno lavorato questa terra ogni giorno, fabbricatori di delizie e di paesaggio che con le loro parole dipingono un ritratto fedele di un mondo remoto. Perché la nostra terra è vulcanica, è dolce, viene, ma non glielo spiego nemmeno, perché viene proprio il vino o l'uva profumata, è dolce così. Tra le molte eccellenze dell'agricoltura meritano una citazione i vini della tradizione. Lo zibibbo, coltivato ad alberello, il catarratto e il vino nostrale.
Poi c'è il protagonista del convivio, che da tempo ha travalicato i confini isolani. C'è il passito che facciamo con l'uva, ma quello è un liquore però. Quello si è mangiato per pasti, è un liquore quello. Ma se beve pure qualche bicchiere in più, ti dà pure delle picchiate, perché quello è forte, il passito. Un accompagnamento perfetto per allietare i molti eventi che animano il buon tempo sull'isola. Sono tante le feste tradizionali, ne avremo una a breve, il 16 ottobre, c'è la ricorrenza del santo patrono dell'isola che è San Fortunato. La festa di San Fortunato conclude tutte le feste tradizionali dell'isola, in quanto al di là di quella che è Pantelleria Centro, Pantelleria è composta da diverse frazioni o contrade. Ogni contrada ha un santo patrono che viene festeggiato in diversi periodi dell'anno. Un'altra festa tradizionale è quella di San Pietro e Paolo, che ricorre nel mese di giugno. Infine, non posso non citare il nostro carnevale. Il carnevale di Pantelleria ha una sua peculiarità importante, in quanto si svolge per ben 7 serate. Sono 7 serate in cui si balla nei nostri circoli. E il tutto si conclude nella giornata del martedì che precede il mercoledì delle ceneri, con una sfilata in maschera. Queste sono tutte occasioni in cui assaporare i prodotti e i piatti tipici. Lo chef Michele Liuzza ha imbandito per noi una tavola speciale. La Pantelleria, appunto, contrariamente a quello che si possa immaginare, è un'isola più a vocazione agricola. Di conseguenza la cucina tipica è composta in prevalenza da prodotti della terra. La degustazione inizia con un antipasto semplice a base di bruschette guarnite con patè di capperi e pesto pantesco. Seguono i piatti principali. I ravioli sono delle mezzelune di pasta fresca, una sfoglia di pasta fresca farcita con ricotta e mentuccia. Poi una volta lessate vengono scolate e condite con una salsa di pomodoro semplice. L'insalata pantesca è composta da patate lesse, pomodori, capperi, olive, cipolla, il biscotto d'orzo, pesce asciutto e poi condita con olio, sale e aceto. Una pagina importante la meritano i dolci, come vuole la migliore tradizione siciliana. Abbiamo le reginette, che sono un dolce tipico che si accompagna col passito a fine pasto e sono a base di farina, uova, sesamo cotto in forno. Poi abbiamo le cassatelle di ricotta, che è una pasta farcita con una crema di ricotta condita con cioccolato, cannella, oltre ai ravioli panteschi che sono fritti, così come le cialde dei baci, che è un altro dolce tipico pantesco. Sono queste cialde croccanti fatte con una pastella a base di farina, latte, zucchero e uova e poi riempite con questa crema di ricotta condita con scaglie di cioccolato, cannella, scorzetta di limone. I pasticciotti è un altro dolce tipico, sono dei classici muffin ripieni di marmellata di uva Zibibbo. Ecco che Pantelleria offre al viaggiatore una molteplicità di attrattive. La ricca offerta turistica consente di trascorrere un'esperienza intensa e rilassante, poiché qui, circondati dal vento del mare, si smarrisce il senso del tempo. Se durante l'estate l'isola si accende e si popola, l'invito è di venire a scoprirla anche con altri climi, sotto altre luci, per godere appieno delle sfumature di questa terra. Noi abbiamo definito Pantelleria un'isola per tutte le stagioni, perché le sue caratteristiche le consentono appunto di essere goduta al meglio durante
tutto l'anno, al di là di quello che è naturalmente l'estate. Proprio per questi motivi io vi invito tutti a venire a trovarci e a degustare i nostri prodotti, che sono veramente tanti, e a ballare nei nostri circoli, magari durante il nostro carnevale, o semplicemente vi invito a venire a godere le meraviglie che la natura ha offerto a quest'isola e a tutti noi. Thank you.